Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Crypto Salad. Io sono Federico e oggi voglio parlarvi di Polymat. Siamo sul sito ufficiale di Polymat, che è polymat.network, e cercheremo insieme di capire che cos'è Polymat, che cosa serve il token Poly, qual è l'obiettivo che vuole raggiungere il team Polymat e dove si può comprare il token e quanto costa. Mi raccomando, tutto quello che vi dirò, non sono consigli finanziari di investimento, ma solo la mia opinione, per cui se voi volete investire, fate comunque le vostre ricerche. Partiamo e cerchiamo di capire che cos'è Polymat. Siamo sul sito ufficiale che è polymat.network. Per capire bene cosa fa Polymat, dobbiamo capire qual è la differenza che c'è tra utility token e security token. Allora, il 90%, 95% dei token che ci sono in questo momento in circolazione sono utility token. Per esempio, Ethereum è un utility token, Ripple è un utility token, Wabi è un utility token. Sostanzialmente, praticamente tutti sono utility token e sono dei token che danno accesso a delle utilità a coloro che sostanzialmente li detengono. Per esempio, per farvi capire, Ethereum è un utility token in quanto coloro che lo detengono possono accedere alle ICO, piuttosto che sviluppare smart contract sulla piattaforma Ethereum. Un esempio molto chiaro di utility token è per esempio il Binance Coin, piuttosto che il KuCoin Share, per cui sono criptovalute collegate agli exchange che vengono utilizzate, che hanno l'utilità di ridurre sostanzialmente le fee degli exchange a cui sono collegate. Per cui il 90%, 95% dei token che ci sono in circolazione in questo momento sono utility token. Dall'altra parte abbiamo i security token. I security token sono sostanzialmente dei titoli, che possono essere delle azioni, delle obbligazioni, che sono diventati dei token, per cui rappresentano dei diritti di proprietà su un certo tipo di asset, per cui per esempio le azioni sono partecipazioni all'interno di un capitale della società. E quindi danno sostanzialmente diritto a, per esempio, la distribuzione degli utili, i diritti di voto, per cui sono sostanzialmente dei veri e propri titoli azionari piuttosto che altri titoli. Perché in questo momento ci sono molti più utility token piuttosto che security token? Sostanzialmente per due motivi. Il primo è la difficoltà nel creare un security token, perché i security token sono equiparati ai security, per cui è dei titoli. E quindi per emetterli c'è bisogno di avere a che fare con molta più regolamentazione rispetto agli utility token. Per esempio, in Italia c'è un organismo di controllo che si chiama Consob, piuttosto che negli Stati Uniti c'è un organismo di controllo che si chiama SEC, che vanno a regolamentare l'emissione di questi securities e quindi anche l'emissione di questi securities token. Quindi il primo motivo per cui ce ne sono pochissimi è che è molto difficile andarle a creare, nonostante abbiano più senso, probabilmente rispetto agli utility token. E il secondo motivo è sostanzialmente che gli exchange in questo momento non vogliono listare security token perché non vogliono avere a che fare sostanzialmente con grandissima regolamentazione. Quindi in questo momento i security token sono molto più difficili e molto più costosi da creare rispetto agli utility token. E questo è il motivo per cui ce ne sono in questo momento molti di più. L'obiettivo di Polymat è sostanzialmente andare a creare una piattaforma che va a facilitare la creazione di security token. Questo è l'obiettivo di Polymat. Quello che vogliono fare loro è far diventare dei token, per cui mettere su blockchain quelli che sono una serie di securities, per cui dalle azioni alle obbligazioni, ai titoli per esempio immobiliari, piuttosto che ai titoli di venture capital. Loro ritengono che in futuro tutti i titoli verranno trasferiti sulla blockchain e diventeranno sostanzialmente dei token. Perché un titolo, perché un security sta meglio sulla blockchain rispetto a che non sulla blockchain? Perché sostanzialmente ci sono una serie di vantaggi a stare sulla blockchain, che sono, intanto si possono programmare determinate azioni, per cui se un titolo deve distribuire per esempio dei dividendi o attribuire dei diritti di voto, queste attività si possono automatizzare con gli smart contracts. È più facile raccogliere fondi, gli exchange sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
a differenza degli exchange, dei mercati finanziari tradizionali, e o non ci sono intermediari, perché esistono degli exchange che sono decentralizzati, o addirittura ci sono degli exchange che hanno delle fee molto basse. Per esempio Binance è un exchange che ha delle fee molto basse, per cui loro ritengono che questi sono i motivi per cui sarebbe molto meglio che i securities, per cui i titoli, diventassero dei token. Loro sostanzialmente si paragonano a Ethereum, cioè come Ethereum ha lanciato la Utility Token Revolution, per cui tutti gli utility token, praticamente quasi tutti gli utility token vengono sviluppati sulla blockchain di Ethereum, loro vogliono lanciare sostanzialmente la Security Token Revolution, perché ritengono che il futuro ovviamente starà nei security token. Tanto è vero che ritengono che in futuro sostanzialmente il mercato dei security token sarà molto maggiore rispetto a quello degli utility. Adesso è molto inferiore, ritengono che per la fine del 2018 sarà all'incirca equivalente e nel 2020 l'ammontare di capitalizzazione dei security token sarà sostanzialmente oltre o equivalente ai 10 trilioni di dollari, per cui ritengono che sul lungo termine i security tokens l'avranno vinta sugli utilities token. Adesso volevo farvi vedere che cosa loro hanno architettato. Quello che loro hanno sostanzialmente creato è un sistema per facilitare la creazione degli utility token tramite un network. Per cui come funziona? C'è questo network all'interno del quale ci sono diversi operatori, per cui sono gli issuer, cioè coloro che vogliono emettere questi token. Poi ci sono dei legal delegates, che sono sostanzialmente degli avvocati che offrono la loro consulenza per verificare che tutto sia fatto secondo la regolamentazione. Ci sono dei developers, per cui degli sviluppatori che sviluppano gli smart contracts per questi titoli. Ci sono dei KYC provider, per cui dei fornitori di servizi di KYC, Know Your Customer. Poi ci sono ovviamente gli investitori, che per entrare sulla piattaforma devono sostanzialmente farsi riconoscere e rispondere a dei questionari tramite il KYC. Per cui hanno creato questo ecosistema, alla fine del quale c'è anche un exchange, non so se decentralizzato o meno, credo che lo sia, attraverso cui si possono scambiare questi security token sempre all'interno della piattaforma Polymath. Per cui hanno creato questo ecosistema che permette una facile emissione di questi security token. Tutto l'ecosistema è alimentato dal token Poly, che potete comprare oggi sugli exchange, per cui gli issuer pagheranno gli sviluppatori tramite il token Poly, piuttosto che gli avvocati tramite il token Poly. Per listarsi, coloro che vogliono mettere i token devono pagare una fee in token Poly, per cui tutto il network è alimentato da questi token. Questo è il senso che ha questo token Poly che esiste in questo momento. La cosa interessante e particolare è che il token Poly che c'è in questo momento non è un security token, ma è un utility token, per cui particolare che loro vogliono lanciare la Securities Revolution, ma in realtà il loro primo token è un utility token che andrà a alimentare il loro network. Passando al team, il team è interessante, in particolare il fondatore, che si chiama Trevon Koverko, che sembra essere un visionario, nel senso che è un crypto investor dai tempi, da parecchio tempo, nel senso che ha comprato Bitcoin per $21.65 e Ethereum per 30 centesimi, qua addirittura c'è la ricevuta del pagamento con PayPal di un Bitcoin per $21.65. Quindi sostanzialmente si tratta di un soggetto che sembra che riesca ad andare a capire dove andranno i trend, perché se è entrato in Bitcoin così presto, se è investito in Ethereum così presto, ha partecipato anche al private round di EOS piuttosto che al seed round di Shapeshift, probabilmente l'ha vista lunga anche sulla questione dei security token. Un'altra cosa interessante di Polymath è la loro community,
hanno la più grande community di Telegram che ci sia nell'ambito delle cripto, con oltre 50.000 membri, per cui è sicuramente un progetto che ha una fortissima community dietro, e quando i progetti hanno forti community dietro, per cui tante persone che credono nel progetto, è probabile che abbiano un buon successo. E un'altra curiosità è che Polymath non ha fatto un ICO, ma ha fatto un airdrop, per cui non hanno raccolto soldi con l'ICO, ma i token sono stati dati agli investitori tramite un airdrop che è avvenuto, mi sembra, a inizio gennaio più o meno. Andiamo a vedere, per concludere, Polymath su CoinMarketCap. Allora, Polymath lo trovate con la sigla Poly sugli exchange, oggi ha un prezzo di 57 centesimi, che è il 15 marzo 2018, ed ha una capitalizzazione di 139 milioni di dollari. Abbiamo una circulating supply di 239 milioni e una total supply di 1 miliardo. Come vedete, adesso lo potete comprare a 57 centesimi, Poly ha raggiunto un all time high di 1,64, per cui sostanzialmente un terzo rispetto al suo valore massimo raggiunto. Lo potete comprare principalmente su KuCoin in questo momento, per cui su KuCoin è l'exchange che fa il maggior volume, e lo potete comprare sia con il cambio Bitcoin che con il cambio Ethereum. Basta, spero che il video sia piaciuto e vi sia stato utile. Mi raccomando, se volete investire, fate le vostre ricerche. Secondo me questo è un progetto che ha un futuro molto interessante, perché l'ammontare di capitali che in questo momento potrebbero essere interessati a spostare i propri titoli sulla blockchain è gigantesco sostanzialmente, per cui se loro solo riuscissero a spostare una microscopica percentuale dei soldi che in questo momento sono investiti in securities normali e portarli sulla blockchain, questo è un progetto che potrebbe raggiungere una capitalizzazione molto molto grande e di conseguenza anche un valore molto interessante. Per cui opera in un settore che potrebbe raggiungere grandissime capitalizzazioni. Per cui secondo me può essere una buona idea andare ad approfondire un investimento in Polymath. Se avete altri consigli piuttosto che spunti su Polymath, per favore scriveteli sotto, mi piacerebbe vedere dell'interazione utile sui video. E basta, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.